È domenica 18 novembre 2012 e stiamo facendo una passeggiata, chiamiamola così, domenicale a Coatesa. È una giornata abbastanza, non proprio fredda, ma freddina, ma comunque diciamo così che segna moltissimo l'autunno. E inizia questo passaggio, la strada dei 500 passi, come l'abbiamo chiamata qualche volta, e che comunque è sempre una specie di rito. Perché il rito cosa consiste? Consiste in questa frattura netta che c'è tra l'automobile, quindi un sistema di trasporto automobilistico, e il cammino. Ma non è solamente il cammino, è il cammino sui sassi, perché questa è la caratteristica di questo viottolo antico. Viottolo antico, perché altrimenti di qua sono sempre passati, prima ancora che costruissero le strade del lago di Como, sono passati di qua, così ci ha spiegato il Tino Tajana, visto che là c'è la spaccatura della montagna che divide in due i due pezzi della montagna. Quindi questo è veramente il percorso antico. Cosa avviene in questo percorso antico? Avvengono tantissime cose, ci sono i cambiamenti dei colori, il cambiamento della natura, ecco, per esempio, vediamo tutte queste cose che sono cadute, questi non so come si chiamano, questi baccelli con la polvere vitale che sono caduti. Dicevo che qui cambia sempre il colore, adesso c'è questo colore autunnale, ma la cosa interessante è che a un certo punto c'è questa apertura, c'è finita quel pezzo che si caratterizza prevalentemente come la frattura del passaggio, ripeto come dicevo prima, dalla strada, dalla via automobilistica al cammino e al sasso, e poi invece questa qui c'è l'apertura, il lago comincia a mostrare le sue caratteristiche. Naturalmente, come al solito, il lago di Como, c'è un lago di Como molto particolare, un lago fiume, un lago piccolo in cui si vedono le rive. E qui c'è questa caratteristica che avevo notato, lì è Brienno. E c'è questa situazione evidentemente geografica che dipende dalla conformazione del territorio che praticamente sarà sempre allo stesso punto. In qualsiasi momento noi camminiamo, anche se ci spostiamo, quando arriveremo ad esempio a casa, di nuovo Brienno sarà esattamente nel punto in cui era. Ecco qua cominciano queste aperture, fino adesso è in piano. Facciamo ancora il viottolo, camminiamo sul viottolo. È come un rito, questo. È proprio un rito perché c'è questa 500 passi, 7 minuti, 8 minuti di passaggio, chissà quante volte l'abbiamo fatta. Qua cominciano i 79 scalini che porteranno nella parte sottostante che è impedita dalla. E qui c'è questo punto che Luciano una volta ha chiamato il respiro d'un passo, dove ci si ferma e dove si vede la baia di Coatesa, la si vede piuttosto bene qua con quel chiarore che va nel buio lì sulla sinistra. E là la riva di Riva, per l'appunto, e lì dietro ci sarà poi sempre il solito ponte della Civera. Comunque un punto straordinario, e la zona in genere in cui il Chicco mette la sua barca, la lenta, che è ormai un elemento che si incastona all'interno del lago. Abbandoniamo il respiro ad un passo e camminiamo sugli scalini. Adesso di nuovo il paesaggio cambierà ancora perché, allora ripeto, il primo pezzo, quello iniziale, è quello dell'avvio, e ci sono queste due cappelle di questa religione un po' pagana che matura in questi posti, perché non è una religione del Dio del cristiano, è una religione del Dio pagano, è una sostituzione del cristianesimo sul paganesimo, e ci sono tutte queste cappelle con i fiori. E
E poi c'è quel punto là che ho detto in cui si vede il lago, poi dopo c'è il respiro di un passo, e poi quando finiscono gli scalini invece inizia quest'altro punto, e c'è qui la caratteristica, è non il bosco, perché non è un bosco questo, però c'è questo riparo di pini. Ecco Luciana che sfuma là dietro, e quindi anche qui, anche quando piove, anche ad esempio, qui c'è qualche riparo dei pini. Oggi la giornata fortunatamente non è piovosa, è un punto ancora diverso da prima, perché quelli del giardino qui sotto a suo tempo hanno piantato questi pini, ormai che sono veramente altissimi, con questo muretto, e quindi hanno modificato appunto il paesaggio. Poi addirittura c'è questo muretto di pietra qui sulla destra, quindi il viottolo diventa molto stretto, lo si vede che è molto stretto. Ecco qua, ci sono anche i punti, anche qui si può guardare sotto, si vede un pochino il giardino qui sotto, che non sono mai riuscito ad entrare in questo giardino sul lago di questi signori di Monza. Casa poco usata, quindi saranno anche signori, ma se la godono piuttosto poco, posto così bello. E ci abbiamo messo un pochino più di tempo, sono passati 6 minuti, quindi vuol dire che quando la si fa lentamente, se sono passati 6 minuti adesso che mi sono fermato, che ho parlato, che sono andato piano, vuol dire che camminando normalmente i minuti in base al quale si arriva, adesso come vedremo là dietro, la Luciana appena finita dietro lì sulla destra, e i minuti saranno probabilmente 5 minuti ci vuole arrivare, forse anche 4 e mezzo, e qua cominciano i primi pezzi del nostro giardino, perché lassù c'è il ciliegio, che lo vediamo sempre da alti punti, ma soprattutto ci sono ormai a custodire le aspidispe. E qui arriviamo all'entrata, qua si vedono abbastanza bene giustamente le foglie, le foglie gialle, adesso tu tirami fuori cosa, ecco qua a Maltea, qua il cancello da Maltea, quindi ripeto, 7 minuti e 37 camminando piano, ma in realtà ce ne avremmo piegati 5, questo è il tempo materiale per arrivare qua, il cipresso, insomma la casa del cipresso. Quindi siamo arrivati al posto, ma quello che ci interessa oggi è soprattutto vedere il giallo delle foglie, il giallo delle foglie sugli scalini. Poi qua, chiunque, rega, guardi che roba, guardate, questo insomma, è o non è, signori, un tappeto di foglie. Questo è il campanello con cui segniamo il nostro arrivo ai gatti, adesso ce n'è uno solo. Dovrebbe, se c'è il gatto, il destro dovrebbe arrivare. Ecco, questo è anche il rumore di questo tappeto di foglie, che è assolutamente straordinario. Anche persino gli aghi di pino adesso sono caduti, ma soprattutto foglie, quanti aghi di pino. Ecco qua, la cosa da osservare è la bellezza delle, come si chiamano queste piante qua? Invernali. Le camellie invernali, che fioriscono adesso. Qua c'è quella rosa, ma soprattutto qua sembra il gatto silvestro, oh, che bello quello bianco. Sì, la cosa interessante è che sì, però non dico niente perché sta andando la cosa. Vabbè, gli do da mangiare di più. Ciao, bello! Ma Dio, tu sei arrivato, tu! Sei arrivato, tu! Oh, tesoro! Ma Dio, che magro! È rimasto da solo lui! Sai che andiamo a mangiare, bello! Andiamo a mangiare. E poi io te che suono, sono nato per te, Silvestro. Sai che andiamo a mangiare. Ma quelli li fai rimanere lì fino a domenica? Dentro. Perfetto, allora benissimo, mi consolo. Ecco, e qua finirà tra un attimo il video, che fa il nostro Silvestro. Ciao Silvestro,
Ciao Silvestro, ciao bello. Sì, ciao, andiamo a mangiare. E qua siamo a casa. Lui fa questa, lui fa strada perché sa che adesso si va a mangiare. Si va a mangiare perché è una delle motivazioni anche più spinte per venire su in inverno, oltre a fare una piccola raccolta di quello che resta, è soprattutto dar da mangiare al gatto. Sì, ciao, ti fai vedere? Ti fai vedere come stai, bello? Ti fai vedere, ciao. Ciao Silvestro. Silvestro, ti va a sentire anche la valvolata? Ecco. Ecco. Allora, il video finisce qui, perché adesso comincerò a dar da mangiare al gatto Silvestro.